Dove hai imparato la cucina italiana? Conosco la cucina italiana, la cucina ebrea, la cucina cinese e anche la cucina giuppi. Lori? Sì. Dove sta? Nick. È con la mamma, sono usciti sul retro, mi pare. La sola cucina che non conosco affatto è quella giapponese. I giapponesi mangiano cose così strane. Io non ti rifiuto niente, ma non voglio fare le cose dietro le spalle di tuo padre. Prima gli parli, ti spieghi per bene con lui e poi vieni da me. Va bene, gli parlerò. Hai capito? Prima parla con lui e dopo puoi venire a chiedermi soldi. Riposi abbastanza, Nicky. Mi sembri esausto. È drogato, mamma. Sta zitta, Lori. Adesso ho da fare. Ti mando tuo padre, cerca di essere carino. Che è successo alla paga della settimana scorsa? Se la sono presa gli Angels. Gli Angels? È una squadra di football? Football? Gli Angels giocano a baseball. Beh, sono ignorante in materia, scusa tanto. Hai perso una scommessa, immagino. Bastano $2,000 e sono fuori dai guai. Io ho solo $50. Sono nella mia borsetta, vicino alla TV. Al Beh. Mio primo figlio darò il tuo nome, anche se sarà un maschio. La borsetta è di finto alligatore marrone. Se vero? Ti giochi anche questi soldi, ti faccio fuori. No, questi non me li gioco. Sei davvero un angelo. Sono una stupida, eh? Mio figlio fa esattamente lo stesso con me. Così è la vita. Allora, cos'è successo? Niente, papà, mi sono licenziato. Ah. Hai un altro lavoro? No. E allora come hai potuto lasciare quello che avevi? L'ho lasciato perché mi annoiavo a stare lì, senza combinare niente. Nick, perché non me l'hai detto prima? Ehi, se vuoi un lavoro più impegnativo posso fartelo avere. No! Non voglio più lavorare per la tua impresa. Non voglio più averci niente a che fare. Che cosa vuoi dire? Ehi, Nick... Sono un costruttore. Dove prima non c'era niente, io tiro su edifici. Cosa c'è che non ti va in questo? Tu sei il servo di Bacci. E di qualsiasi altro imbroglione purché abbia dei soldi da investire. Se loro ti ordinano di assumere gente che non conosci neanche, tu lo fai. Se ti dicessero di buttarti dalla finestra, tu obbediresti. E credi che mi piaccia trattare con certe persone? Ma come pensi che farei a mantenere la famiglia? Nick, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per te, per tua madre, per Lori e per Tony. Tony, l'hai sistemato proprio bene. Tuo fratello è morto in guerra, no? Cosa potevo farci io? Cosa potevi farci? Potevi dargli una mano invece di buttarlo via come hai fatto. Io l'adoravo, quel ragazzo. Non cercare di dare anche a me l'aiuto che hai dato a Tony. Joe! Non dirmi che questo è un televisore. Lo sai, Joe, devo confessarti che era molto tempo che non vedevo una cosa tanto vecchia. Devo farti vedere qualche nuovo apparecchio. Sì, qualche meraviglia elettronica. Che ne dici, Nick? Sono con voi. Facciamo questo colpo. Wynn ha fatto tutto il possibile. Sì, ma mi hanno dato una pistola a giocattolo. E che cosa ti aspettavi? Ma guarda come sono vestito. Io ti trovo così carina in uniforme. Per favore. Se qualcuno mi vede vestito così, scappo in Alaska. Almeno adesso hai un lavoro, no? Mi manca solo una bella scritta sulla schiena. Sono un imbecille. Sei in libertà vigilata, Franklin. Un lavoro ti Stavo serve. Meglio vestito da galeotto che con questi stracci addosso. Cerca di non farti licenziare subito, niente piuttosto. Niente male. Un po' troppo vecchia, ma niente male. Il suo amichetto pensa che sia carnevale. Ehi, bella, senti. Vieni un po' qui, tesoro. Ho una cosetta per te. Quante arie, puttana!